nel canale dell'Eburneo, siamo tornati in Diablo Immortal. Hanno fatto un aggiornamento ultimamente e volevo andare a curiosare che cosa hanno fatto. Probabilmente hanno aggiunto anche delle parti nuove, quindi tocca per giocare. Sono logicamente da telefonino, dal mio Samsung Galaxy S21 SE. Allora entreremo con Cornelia Elsin, questa qui, che è il mio personaggio di livello 607 di eccellenza. Vediamo se ci sono cose nuove. Sì, alla viaggio dell'eroe intanto, qua là. Nuovo pass battaglia. Intanto recuperiamo questi. Ok. Vabbè, c'è della roba da sbloccare col pass battaglia. Logicamente noi la parte sopra è quello gratuito. Ok. Poi, visto, c'è una parte nuova che si chiama Giustizia Perduta, parla con Karshun, vedi? Poi, vediamo un attimo, missioni. Ci sono questi qua che si sono sbloccati. Ok, imprese. Qua abbiamo fatto questo anche, e questo anche. Ok. Poi c'è una cosa con i famigli, vedete, parla con Niska a cuore della marca. Qui anime aspettate. I famigli, vedete, terre del terrore meridionali, nuove gemme leggendarie. Vediamo i dettagli. Ah sì, se vai ai dettagli ti fa vedere l'immagine. Quindi niente. Vabbè, e qua vedo che ci sono 5 cose sulla campanella. È disponibile un varco. Adesso andrò al varco a recuperare. Sì, di questi ne ho tantissimi, anche perché non ho più giocato. Ok, qua dice benedizione di Daessa. Vabbè, non me ne può fregare da meno. Riscatto e chiudo. Ok, poi cosa dice? È disponibile un pacchetto a tempo limitato, non mi interessa. Un pacchetto acquistabile una sola volta, non mi interessa. Le ricompense di abilità generale sono disponibili quando le abbiamo prese. Il piano frammentato è attivo, non mi interessa. Perfetto, allora vediamo sti famigli. Allora parla con Niska a cuore della marca. Vediamo. Ok, è andata qua. C'è il serpente. Ci sono varie bestie, insomma. Ok, parliamo con lei, va. Sei qui al momento giusto, dice. Il mio circolo è capace di stipulare patti con i Kilnae. Sono essere nativi del posto, disposti ad assisterti come famiglia se stipulati con un accordo rituale. Sono molto utili, basta conoscere i propri limiti. Ok. Sembra interessante, come può essermi d'aiuto? Un famiglia può combattere al tuo fianco nelle terre selvagge nel corso della tua avventura. Con il tempo e l'esperienza può anche imparare nuove potenti abilità. Non è male. Come posso avere una di queste piccole creaturine? Ho alcuni contratti in bianco qui, prendi uno, mettiti davanti al tavolo del rituale vincolante e io ti guiderò durante la cerimonia. Ok. Poi vai al tavolo rituale. Ok. Evoca famigli. Evoca 5, uso un contratto. Evoca 1. Tocca e trascina per un sigillo a completare il contratto. Tocca e trascina cosa? Sono qua così. No. No, tocca e trascina non viene fuori. Vabbè, ha fatto qualcosa. Vediamo cosa ci ha dato. Ci ha dato collera della foresta. Fammi vedere un'abilità attiva e 6 passive. Ok.
Invece fa attiva dei famiglia, ok, feroce 2 stelle, è un po' una minchietta, agilità 3, intuizione 3, resilienza 1, quindi una mezza cacca. Ok, livello 1 logicamente. Vabbè, andiamo avanti. Usciamo. Parla con lei adesso, con Iska. Però un contatto con un famiglia non è facile, ma ti viene naturale, che invidia. Vabbè. Ora prova a evocare il tuo famiglio finché posso combattere con te. Evochiamo la nostra famiglia. Con i famigli. Qui ci mettiamo il nostro. Evoca il famiglia. Famiglia e compagni possono usare un attimo per le abilità attive per aiutare il professore in battaglia. Vabbè. Ho detto vabbè. Ok, e logicamente gli altri è tutto bloccato e basta. Ok, parla con lei. Guarda com'è vivace questo qui. È pronto per uscire, è un buon segno. Speriamo. Ah, questo qua è bianco, la nostra famiglia. Ok, io qui ne voglio vivere le nostre stesse esperienze. Se mi passano un bel po' di tempo, uccidi i mostri. So che il cimitero di Anna Fosca ne è pieno. Ah, ok, dobbiamo andare al cimitero, mi sa. Per me va bene, tornerò con buone notizie. Ciao. Ok, al codex. Imprese, famiglie, una. Ok, l'abbiamo fatto. Ok, qua. Classifica. Non so se ci saranno qualcosa da riscattare, sicuro. Qua, riscatta tutta. Belli. Ok. Poi cosa c'è? Buon negozio, qua ci sarà qualcosa. La ricompensa gratuita, vabbè, prendiamocela. Ok, a tempo limitato, dice questo, e pacchetti, dice quello, ma non me frega un cazzo. Poi c'è avventuriera, la benedizione del cavolo, previsioni, supporto agli immortali e basta. Minchia ancora. Ah, queste robe qua, riscatto tutto. Perché non avevo preso, era da tanto che non mi collegavo. Guardate quanta posta che c'avevo. Vabbè, leggi tutto, elimina letti. Ok, fatto. Poi eccellenza, stavo facendo qualcosa qua, mi sa da quello del soldato. Ne ho uno, lo mettiamo qua. Ok, e poi cosa c'è? Negozio ancora. Servizi. Ah, devo riscattare questi. Vabbè, vediamo cosa ci ha dato di oggetto. Allora, qua dagli oggetti. Intanto posso cambiare in cosmetici. Mi sa che non avevo scaricato. No. Vabbè, no, c'era. Aspetta. C'era qualcosa che io potevo cambiare l'aspetto, ma non mi ricordo come avevo fatto. No, qua non è. Vabbè, intanto andiamo a edificare questo che è qua vicino. Ok, identifica. È anche buono, tra l'altro. E 20 ne ho 10. Che palle ho. Ah, perché ci sono le robe di Natale. Che due coglioni. Vabbè, riscatta. E chiudi. Esplora. Addirittura. I coglioni. Bello il kit questo. Figa. Ma lo posso avere questo? No, sembrerebbe di no. Carina.
figo questo. Vabbè, ci sono delle cose. Non ho capito un cazzo, comunque esplora. Mi dice sta roba qua, che cazzo devo fare? Ah, prima istruzione gratuita. Ho estratto questa cosa qua, ok. Pesca 60, non ne ho altre. Poi flagello del sopravvissuto. Non c'è un cazzo. Non so perché me la dà. Qua l'oscurità, bla bla bla, vabbè. Piano oscuro, vabbè, bla bla bla. E conquistatore, vabbè. Brumaltina, dice doni. Riscatta. Un tributo raccapricciante ci ha dato. E biglietti d'auguri. Vabbè, già domandiamo qualcuno. Non c'è niente. Che palle, qua ne ho uno. Vabbè, usa più a questo qua, tocca anche online. Ok, conferma. Inserisci il messaggio. Scrivi ciao. Ciao, buon Natale. Fatto, conferma. Ecco, questo l'abbiamo inviato, quel biglietto. Compiti giornalieri, riscatta. Sì, è una porta dei coglioni sta là, biglietti d'auguri. Vabbè, via un altro. Ma questo qua. E scrivi auguroni. Via. Ok. Ok. Fatto tutto. Fuori dalle palle. Qua vediamo un attimo questo se lo equipaggio. Trasferisci. Vediamo cosa ci dà quell'anello lì che abbiamo messo. Allora. Guarda che carina così. La lascio così. Guarda che figata. Sì, la lascio così. L'anello che abbiamo messo. Non lo so quale, penso sia questo. Vabbè, ci dà un po' di attributi. Questi tre qua, allora li andiamo a buttare via. C'è anche la nostra bestia che ci segue adesso. Ne ho un altro anche di vestito. Dopo devo farvi vedere quella cosa là. Io lascerei questo però. Andiamo qua dalla tipa. Hey there. It's good to see you. Facciamo servizi. Ricicla questi tre. Ok, vediamo se possiamo potenziare qualcosa. No, non credo, questo no, questo no, 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 e no. Non si può potenziare un cazzo. You do the fighting, I'll do the forging. Eccellente, un altro punticino, lo mettiamo sempre soldato. Io al momento attivo, non mi ricordo che cosa. Al momento io che cosa attivo? Beh, dopo guardiamo. Eventi. Minchia, però quanta roba. No, non c'è altro. Perché mi dà il codex? Mi scatta questa. Ok, conquista. La potenza, la posso potenziare? Ah, posso potenziare uno di questi. Allora, questa medaglia, forza, vitalità, indice di combattimento, a 28 me lo porta. E allora potenziamo questo. Esatto. Posso potenziare un altro, 6, questa cosa fa? Anche questo. Volontà però questo. Questo no, sempre forza, e allora questo. Lo potrei potenziare ancora volendo. Potenzia quelli a 5, li porta a 6. Ecco, l'unico che non posso potenziare sono i gambali, il tiranno. Vabbè.
Però li abbiamo potenziati, va bene, qua abbiamo fatto, questo lo posso chiudere. Uccidi 30 mostri nel cimitero nonna fosca, qua c'è qualcosa, vediamo di c'è qua. Ah, perché ho sbloccato quello là, questo qua. Vabbè, mettici questo, equipaggia, ok. È carino col teschio là così. Ok, poi qua, eventi, altre 4 cosette. Perché mi dà questo? No, non lo so, continua a darmi questo, ma non capisco perché. No, io volevo andare qua. Perché vi volevo fare vedere. Vedete? Ma vaffanculo, perché mi dà questo? Cosmetici. Io ne ho 4, mi pare. Ho questo. Ma l'arma glielo lascio. Ho questo, però ne avevo altri. Magico, vuoto, leggendario, un cazzo. Tutto. Ma ne avevo un altro io. Ah, eccoli qua. Ho questo anche. Questi due ho questo, così. Ho questo così. No, ma lasciamo questo, è più carino questo qui con... così. Ci piace questo, lasciamo quello, dai. E dai, andiamo a uccidere sti mostri, poi... vediamo, ci sarebbe da fare parla con Calcium. Giustizia perduta. Ecco, se volete che vi porto giustizia perduta da cellulare, ricordatevi di scrivermelo. Io qui ho fatto solo il famiglia, intanto. Vabbè, dobbiamo uccidere sti mostracci. Non è ragionata al porto. Vabbè. Andiamo di qua. Ah, non fa mica che li attacco con quella roba là. Devi attaccare lì. Non devo aspettare che si ricarica. Beh, prima uccisione del giorno, riscattiamo. Ok, possiamo tornare indietro. Non so.
eccoci qua. Una fosca ora si detta dai morti sotto, ma ne abbiamo decimati. Ok, non mi aspettavo un miracolo, infatti più l'ho dovuto. Essenza di spirito come ringraziamento. Proviamo, si tratta di un regalo per la mia famiglia, non per me. Beh, logico. È un regalo per entrambi. I kinai sono creature senza spirito di aiuto a imparare un'abilità. Non ti tua famiglia con essenza di spirito fino a che non aggiunge nuove vette di potere. Ok. Puoi sempre parlare con lei. Scambia attributi, negozio. Negozio famigli, negozio contributo. Scambia attributi, sarà questo. No, però scambia attributi all'inizio non c'abbiamo niente. C'è un famiglia. Non c'abbiamo un tubo però. Potenza della famiglia a livello 5. Ok. Aspetta, famiglia, dettagli famiglia, ok, così, potenziamento, faccio al massimo, ok, conferma, ok, è livello 6, non la posso più potenziare, no. Perché non ho più essenza di spirito, ok. Parla con lei. Sembra che la mia famiglia stia già imparando cose nuove. Sarebbe imparare. Sarebbe bello imparare tutto così. Il tuo amico deve. Che non spingi verso il picco del suo potere. Quando avrete finito, avrò qualcos'altro per voi due. Per acquisire più forza di spirito, dalle missioni, dalle terre sauge, dai morti alla tua famiglia, non importerà da dove proviene. L'adore in ogni caso, ok. Qua dice code, ottieni più spiriti dopo codex. Dove c'è sta roba? Boh, non si capisce. Potenza della famiglia a livello 30, dice. Minchia, vi ho portato al massimo a livello 30. Varog. Allora, vedete che cosa? Abilità passive. Allora, l'abilità della famiglia ha il 20% di abilità di bruciare il nemico bersaglio. Ok. I Varg sono spiriti che vivono sugli alberi. Sì, ma vaffanculo. La vittoria è l'unica cosa che ti chiede che avere la loro protezione sugli alberi. Beh, ok. Praticamente lui ha questi attacchi qua. Tratti possibili, cioè. Meno mazione, battaglia di colpo critico, aumenta abilità di colpo critico. Effetti cumulativi, effetto abilità di colpo critico, effetto più uno, abilità, tutto colpo critico. Poi c'è questo che è danni subiti ridotti, poi c'è questo, danni inflitti da attacchi primari aumentati, danni inflitti dagli attacchi primari, ok, riduzione danni aumentati, riduzione. Questi sono i tratti possibili e l'innesco è ancora riduzione danni aumentato, tratto avanzato, riduzione danni aumentati, effetti cumulativi, effetto date del Zavio c'è cioè, cioè, fatto più uno. Ok, ha queste abilità qua, il Varog. Carina. Poi però lei, negozio e famiglia, se ne possono cambiare anche altri. C'è l'errante della tempesta. Che costa 2000 che non ho. Oppure, fammi vedere l'altra cosa, c'è il negozio contratti, contratto per famiglie. Però costa quelle cose là che io non ho perché ne ho zero. Ok, devo portare il mio figlio a livello 30. Non so perché qua mi dà 4 e 20, non capisco. Non c'è un cazzo poi tra l'altro. Boh. Continua a darmi questo 4 qua, ma non so. Vabbè, dai, non è male famiglia. Abbiamo anche famiglia adesso. Vi uscirei, ragazzi. Vediamo qua. No, aspettate, perché mi dà quel cazzo di roba là, ma non me ne frega un cazzo. Qua abbiamo degli oggetti da buttare via. E vediamo come siamo a livelli. Siamo danni 7730, 90.840 punti vita. Indice di combattimento dice 10.756, non è male. Intelligenza ha un bel 0. Non ho più trovato il talismano da mettere là, vabbè. Comunque, non ha importanza.
Quindi se volete vedere che vado avanti con il famiglio, questa bestiolina qua, lasciatemi iscritto nei commenti, e se volete che vi porto giustizia perduta, che è, vediamo dove si va per fare giustizia perduta, probabilmente è un altro pezzo di nuova missione che però non vi ho mai portato perché devo continuarlo dall'altra parte. Vediamo se va qua. Eh sì. Vabbè, se la volete vedere si deve parlare qua. C'è un pezzo nuovo di missione. Che però non vi ho mostrato tutta la storia su questo. Perché su questo i video ve li ho portati un po' con questa. E poi ero rimasto con Alucard, quell'altro che è il Cavaliere del Sangue, vi stavo facendo i video. Quindi ditemi se volete di nuovo i video, se vi porto i video di Diablo Immortal o con Alucard, che è l'altro personaggio, il Cavaliere del Sangue, che adesso vi faccio vedere. Aspettate un attimo, intanto vado a con quella missione qua. Ok, qua non possiamo potenziare famiglia. Quindi la sarebbe da continuare la missione nuova e là hanno aggiunto un pezzo perché io l'avevo finita tutta la storia con questo personaggio. Quindi qui posso andare a fare What do you need, friend? servizi, ricicla tutto. Ricicla tutto. E chi se c'ha? You do the fighting, I'll Oh, do do the the forging. forging. Esatto. E basta, dai, lo lascio così qua. E dai, io farei così il video, anche perché siamo già a 26 minuti, se no viene troppo lungo. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete la parte nuova che hanno aggiunto con il nuovo aggiornamento con Giustizia Perduta, oppure se vi porto che faccio qualcos'altro per potenziare il famiglio fino a livello 30. Ok? Un salutone da Leburnio. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Adesso vediamo se riesco a spegnere. Sì, eccolo qua. Ciao ciao.